mi seguite da un po', saprete già che ho uno stretto legame con la cultura americana. Io amo gli americani, ma tralasciando i problemi che la loro intera nazione sta vivendo in questo periodo, io ho avuto la fortuna di vedere tutti i lati più belli di questo popolo patriottico. Come? Beh, i miei migliori amici con il quale sono cresciuto sono principalmente americani. Come mai? Beh, diciamo che il governo americano ha visto il retro di casa mia e ha detto: "Holy moly, bellissimo questo giardino, I want to put my base proprio qui." Ed io quindi ero tipo: "Porco schifo, fichissimo!" Sì, beh, con il senno di poi, però non credo sia tanto comodo vivere in un luogo in cui se sbagli strada quando esci di casa vieni patriottizzato a vista. Ma lasciatemelo dire, la cultura americana è meravigliosa, piena di usanze particolari, tradizioni, festività. Loro sanno festeggiare alla grande, tipo il Natale, Halloween, i tacchini, San Patrizio, i tacchini, il 4 luglio, The Purge, i tacchini. Mamma mia, che feels, mamma mia. I tacchini sono buonissimi, i tacchini sono buonissimi. Ma a proposito di cibo, se c'è una cosa in cui, ahimè, noi siamo inarrivabili, è la cultura culinaria. Quindi gli americani, dopo aver capito che la carbonara sapevano farla solo in polvere, hanno deciso, insomma, di colmare questa loro lacuna con tanto, 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 tantissimo, ma tipo troppo zucchero. Zucchero, 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 tantissimo zucchero. E io, cavoli, se ve ne voglio parlare. Ma io oggi vi parlerò del peggio, delle cose più ciccione, dei chili e chili di diabete che ti prendi solo con un morso dato a questi snack. Quindi iniziamo, ma prima lasciate like se volete altri video così, iscrivetevi e vediamo tutti insieme quanto è profonda la tana del bianconiglio strafatto di zuccheri. Numero 5. Mamma mia, da quanto tempo non facevo una top. Scusate l'emozione. La signora Freshley e le sue palle. Ok, no, aspetta, sono malissimo così. Aspettate, fatemi spiegare. Avete mai visto Benvenuti a Zombieland? C'è un personaggio che si chiama Tallahassee. Ecco, beh, lui per tutto il film è alla ricerca di uno snack in particolare, ovvero il Twinkies. I could use a Twinkie. Oh mio Dio, i Twinkies. Poi arriviamo anche da voi, tranquilli. Ma comunque, c'è una scena del film in cui lui trova un camion ed è convinto che all'interno ci sia un fracco di Twinkies. Così lui, tutto convinto, lo apre e... una valanga di Mrs. Freshley Snowballs. Mamma mia, cosa ho appena detto. Queste cosiddette palle di neve ripiene di cioccolato. Tutte così pralinate, zuccherose, che cavolo, non scommetteresti mai sul fatto che in realtà sono di morte. E invece, sono talmente ripiene di zucchero e malvagità che la prima volta che le assaggiai stavo subito realizzando che in realtà stavo accorciando le mie prospettive di vita. Questa piccola manovra ci costerà 52 anni. Numero 4. Prendiamo una cosa già dolce di suo e la rendiamo triplicamente più diabetica. Conoscete gli s'mores? No? Ok, no, fatemi riprovare. Conoscete i marshmallow? Sì, ok, non lui. Ma questa cosa qui è praticamente un cuscinetto di zucchero sofficissimo che quando lo scaldi diventa filante ma croccantino fuori, e poi lo metti vicino a un cubetto di cioccolata in mezzo a due biscotti leggermente salati. Oh mio Dio, è buonissimo! Datemi le 72! Ma l'americano dice: no, non è abbastanza. Quindi sai che ti dico? Prendiamo questo dolce fatto apposta per essere gustato davanti a un falò in compagnia di amici, famiglia e scout e rendiamolo in formato snack. Gli S'mores Snacks Mix. Mamma mia, è uno show di lingua, ma che è? Aspetta, fammelo ridire più veloce. Gli S'mores Snacks Mix. Gli S'mores Snacks Mix. Gli S'mores Snacks Mix. S'mores. Questi! Ed è quando prendi un dolce mega diabetico, lo rendi uno snack stile popcorn e lo finisci in una sola serata davanti a un film, che capisci che ormai hai toccato il fondo. Cosa sto facendo della mia vita? Questo cos'è? Sì, un infarto, sì. Al numero 3, le caramelle di Satana, di cui, ahimè, non ricordo il nome. Ho questo ricordo vivido nella mia memoria di questa caramella che non puoi masticare, altrimenti ti si rompono tutti i denti e ti sanguinano le gengive. Beh, sì, a quanto pare riesco a scovare vecchissimi video musicali partendo da una pubblicità hot, ma caramelle no, a quanto pare. Quelle no. Quelle no. Niente, forse saprete quanto gli americani sono in fissa con la cannella. Beh, questa era una caramella alla cannella ispirata a Willy Wonka e alla fabbrica di cioccolato. Talmente dura che non potevi masticarla, quindi stavi lì per ore a ciucciarla. Però peccato che era talmente strong e speziata che se non la sputavi subito cominciavi a sudare l'anima. Ricordo che io e un mio amico facevamo a gara per vedere chi riusciva a tenere la pitta in bocca. Beh, inutile dire che finiva sempre molto male. Numero 2. Arriviamo vicino alla prima posizione. I biscopescetti.
questi sono maledetti! Perché sono piccolissimi, ti fanno credere di stare semplicemente mangiando qualche salatino al formaggio, ma no! Con ogni salatino, in realtà, stai anticipando la tua morte di qualche minuto! Ma tu non lo sai ancora! E in men che non si dica, è finito già tutto il pacco! Poi scusatemi, ma io ci faccio caso adesso. Io voglio sapere chi è il genio del marketing che un giorno si è svegliato e ha detto: ehi, amici miei, sapete qual è la forma perfetta per dei salatini al formaggio? Pesci! Ecco, beh, quando realizzi che in realtà ti stai scofanando di salatini che palesemente rappresentano un pesce andato male, capisci che qualcosa è andato sicuramente storto nella tua vita. Oddio mio, Lucy, senza rendermene conto, è il terzo pacco di bisco pescetti consecutivo che mangio. Tutto questo dovrà pure avere delle ripercussioni sulla mia psiche, no? Ah. E al numero uno, niente proprio di meno che il motivo per cui ho voluto fare questo video. Raga, vedete come ve lo dico? Non prendete i Twinkies. Tutti, ripeto, tutti i bimbi americani che vedevo ne andavano pazzi. Quindi ovviamente mi era salito un hype assurdo. Volevo troppo provarli. Quando me ne ritrovai dinanzi una valanga intera ad una festa di compleanno, per me era tipo il paradiso. Raga, qui lo dico e qui lo nego, sanno letteralmente di detersivo. Sono la rappresentazione formata dolce dell'esagerazione umana. Non sono semplicemente dolci, stucchevoli. No, 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 no. Sono talmente schimicati e sentite di avere in bocca tutta Chernobyl. Che delusione, mamma mia, fanno proprio schifo. Insomma, c'è poco da aggiungere. A quella festa ne presi uno e lo assaggiai. Una tipa a caso mi passò accanto, mi guardò dicendo: buoni, vero? E voi? Ne avete provati alcuni? Raccontatemi la vostra esperienza qui nei commenti. Non dimenticatevi di iscrivervi e lasciare un bel like. Avete visto Edoardo fa cose? Io sono Edoardo e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao!